piccolo stemma. È proprio sparito, esatto, ogni riferimento Real Madrid al tacon. Abbiamo fatto questo. Avevo il numero di colore nero, mentre appunto nella prima partita avevo il colore dorato, come la maglia proprio della sì, Real Madrid, giustamente, come sta dicendo Giudi. Allora, no, Maxi, tu volevi sapere dove era questo arbitro, sì, Marta Huerta de Asa, era in Palencia, Castiglia León. Oh, ti avevo detto io che era castigliano, scusa. Mi fatto, ma io non sapevo che era castigliano. Vabbè, va bene. Allora, Sergio Locatelli, invece, che succede con la Yant League? Perché è tornata la Yant League, come è tornata la Champions, sì, del Barça, della prima squadra maggiore, è arrivata anche la Yant League. Che è successo? Diciamo, sì, che non è andata proprio. Ah. Non è andata proprio benissimo, diciamo che. È arrivata la prima sconfitta. Ah, ci hanno nominato. Ma ci hanno nominato a Dortmund. Hanno vinto 2-1. Il Dortmund della Yant League contro di noi. League, sì. Ho capito. Andiamo bene. Andiamo. Diciamo che. ma secondo me, perché la squadra un attimo si deve. O giocava, diciamo, giocava. Sì, vabbè, giocava senza il nostro gioiello, diciamo, giocava senza. Chi sarebbe? Ah, Ansu Fati. Sì, che ormai fa. Ormai è diventato un titolare della prima squadra, ormai. Beh, titolare della mia squadra proprio no, però insomma è entrato in prima squadra e quindi abbiamo perso 2-1. 2-1 che. Sì, abbiamo perso 2-1. Questo non significa che comunque stiamo fuori, perché c'è un girone, no, immagino, no? No, allora c'è un girone come c'è nella prima categoria, la Champions normale. Abbiamo perso solo la prima partita. Adesso poi ci saranno le altre, vediamo se riescono a ingranare, speriamo che ritornano a vincere le altre partite da poter passare il girone. Senti, ma l'allenatore della Yant League, essendo il juvenile A, è il nostro Victor Valdés. Victor Valdés che era in panchina alla Yant League, ma poi è stato squalificato, per esempio, per 2 giornate, no? Invece in Liga, perché insomma, ha avuto un problema. Ha avuto un problema, insomma, ha litigato con l'arbitro. Non ho capito con chi abbia litigato, con l'arbitro. Alla fine ha detto una parolaccia. Però. Vabbè, dai, succede. Comunque a quei livelli, vabbè, sai, devi dare un esempio per i ragazzi, di conseguenza l'hanno punito, anche se con me, cioè, voglio vedere se lì nessun ragazzo dice neanche una parolaccia se la palla va fuori, però vabbè. C'è un regolamento. È andata così la Yant League. E prossima partita con l'Inter, no? In casa però giochiamo. La prossima partita è con l'Inter in casa, sì. Perché segue il calendario della Champions normale. Per il girone segue la Champions normale. Certo. Va bene. Barça che aveva vinto contro il Girona 1-0, una partita in cui è stato poi espulso Victor Valdés. Barça che andrà a giocare fuori casa contro l'Atletico via Carlos domenica, e poi prima della partita con l'Inter giocherà a casa contro lo Lleida domenica 29 settembre, e poi incontrerà l'Inter alle 16 di mercoledì 2. Alle 16. Allo stadio Joan Cruyff, esattamente. Va bene, abbiamo anche toccato questo argomento, ovviamente. Speriamo tutti che insomma il Barça anche nella prima squadra cominci a ingranare bene. Per chiudere, caro Sergio Leonetti, che ti aspetti da questo doppio confronto contro Granada e Villarreal?
Allora, dobbiamo assolutamente fare 6 punti. Abbiamo 2 partite in pochi giorni e sono fondamentali vincere tutte e due. Anche secondo me. Anche lì abbiamo un pochino di crisi di gol contro il Dortmund. Non è che abbiamo giocato in maniera eccelsa davanti, abbiamo anche rischiato parecchio. Dobbiamo fare assolutamente contro queste due squadre qua, dobbiamo fare assolutamente 6 punti, soprattutto per il morale. Pietro, secondo me, sei d'accordo con anche Sergio? Secondo me sì, diciamo che a Dortmund c'è stato un muro davanti alla porta, un muro tedesco, diciamo, davanti alla porta, grazie al nostro grandissimo Ter Stegen, che diciamo che è stato il grande match del partita, perché ha fatto la grande partita, diciamo. Però al Barça serve, diciamo, più convinzione dei propri mezzi e recuperare, diciamo, riprendere il gioco, diciamo, anche davanti, riprendere i giocatori chiave. Aspettiamo con molta voglia il ritorno di Leo, che pian piano deve riprendere, diciamo, la forma, anche Suarez. E poi vabbè, speriamo che Griezmann trovi la posizione giusta, perché direi che per il Barça è fondamentale che anche lui si integri molto bene con la squadra. Poi sono molto contento per Ansu Fati, però andiamoci cauti, diciamo, non aggrappiamoci a ragazzino, diciamo, non gli mettiamo troppe pressioni, diciamo. Non lo carichiamo troppo, ecco, non lo carichiamo. A 16 anni, ok, va bene che dargli la possibilità, sono pienamente d'accordo, però non ci aggrappiamo, poveri salute, perché poi magari senti troppo pressione e poi comincia a sbagliare, magari perde fiducia. Secondo me bisogna andare per gradi, come si va per gli altri, diciamo. Va bene. Allora ci sentiamo la settimana prossima. Un saluto a Sergio Leonetti e al nostro Pietro Locatelli. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte a tutti. Ciao. Mi sa che abbiamo tagliato il povero Sergio che stava facendo i saluti, ma andiamo di fretta, caro Alberto il Flaco Polinori e la Giussi Zaffiro. Correndo. Andiamoci a sentire una musica. Vabbè, molto bello. Sì, molto bello. E prendiamo il nostro Albert e il muto. E il muto.
Eccoci che siamo di nuovo in diretta e abbiamo preso finalmente i nostri commentaristas, sì, come dice Alberto, commentaristas. Che gli piace molto questa parola, l'opinionista che rende gli argentini gallegos. Sì, sì, proprio. Esattamente. Allora, Joaquín Canals, buonanì. Ciao Joaquín. Buonanì, buonasera a tutti. Oh, e andiamo in un altro quartiere a Barcellona. Albert, come stai? Oh, Albert, come stai? Ciao a tutti. Ciao. Dai, un saluto da San Saturnì. Ah, San Saturnì stai? San Saturnì stai? Sì, adesso San Saturnì ho fatto l'allenamento e adesso vado in direzione Tarragona. Ah, Tarragona. Guardate. Ci sono come diciamo i giorni dalla città, come la Mercè in Barcellona. Anche è vero. C'è la festa, è vero a Tarragona, sì, questo fine Tarragona. Sì. Ah, che sì, bello. Sì. Beh, è bella quella festa. Santa Tecla. Santa Tecla. Santa Tecla. Sì, bello. Me la ricordo. Bella, certo non è la Mercè, insomma, però è bella anche la festa a Tarragona, da Tecla, sì, me la ricordo. Tutte quelle feste sono belle. Fe. Sì. Allora, come le donne. Come? Come le donne. Tutte le donne sono belle, è lo stesso, sì. Certo, ovviamente. Allora, invece con i nostri commentaristi, io volevo sapere, intanto partire dalla partita col Valencia, sapere da Joaquín che eri al campo, no Joaquín? La partita col Valencia è completamente differente di quella col di Dortmund. Abbiamo cominciato bene, insomma, lo stadio anche. Com'era l'atmosfera dello stadio? C'erano più soci e meno turisti? Lo stesso che contro il Betis. Ah sì? Io direi sì, un 60-70% dei turisti, un 20-30% purtroppo, un 20-30-40% dei fedeli, si può dire fedeli più che soci, perché quelli soci che vanno in periodo estivale sono siamo veramente veramente fedeli, perché se no non si spiega, la gente quelli irreducibili. Irreducibili, no, però questa parola irreducibile è molto vicina all'spagnolo, nel bravo, è molto fascistoide. Alberto ancora non è no, è molto fascistoide. Vabbè, certo, è molto fascistoide. Spagnolo, vabbè. In Italia è irriducibile, è legata ai fascisti. Ai fascisti. Sì, no, è così. Sì, è così. C'era una fazione delle spagnole, delle Brigadas Blanquiazules, che usavano questo termine irreduttibile. Lo sai perché? Perché è il nome del gruppo Ultras da oltre 30 anni dei fascisti laziali. Sì. Ah, non lo sapevo. Chiaro, io pensavo che era perché un atomo non si può ridurre. E quando l'Armata Rossa accerchiava la Berlino nazista e i partigiani italiani e l'armata americana cercava i fascisti italiani, questi fascisti e nazisti che combattevano venivano chiamati irriducibili.